Ma buon salve a tutti! Oggi sono tornato con la reaction ai memini su TikTok perché da un paio di settimane è uscito un nuovo memino dedicato a Mattarella, niente proprio di meno che il nostro presidente che ci regala delle perle, wow, uniche, uniche. Il meme in questione è Mattarella stampa. Non so perché è uscito questo meme ultimamente, ma ok. Non sai mai cosa può succedere nel web. TikTok Italia si è sbizzarrito creando questi meme su Mattarella. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale, di seguirmi su tutti i social se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E niente, io direi che possiamo iniziare con il primo meme. Un emozionante primo download di Mattarella dal certificato digitale con la nuova piattaforma. Vediamo un po'. Ma che... Ma sta giocando? Ma no, vabbè, sta giocando a Paintball, Space, come cacchio si chiamava? Space Cadet, mamma mia, che ricordi! Che ricordi sto gioco di quasi 20 anni fa circa. Oh, però sta facendo i record, Matta. Non credo si giocasse col mouse, ma dettagli. Brava Matta! Portaci un gameplay su questo gioco. Vogliamo vedere le tue skills. Mattarella gioca al nuovo Mortal Kombat. Vediamo un po' i personaggi. Abbiamo Sgarbi, Salvini. Non so se è una Barbie quella. Poi c'è, vabbè, il presidente. E poi l'ultimo non riesco a capire. Vabbè, vediamo un po' come gioca il nostro Mattarella. Che poi mi ricorda tantissimo un altro gioco. Mi ricorda Super Botte Bamba. Quei giochi lì un po' strani. Ma che cazzo? Cosa sto vedendo? Final round. Qualcuno ha paura. Cos'è? È stupendo! Ricorda tantissimo quel gioco. Taci! Posso togliermi la maschera? Taci! Io sono preoccupato. Non è la fine, ma è un... E vai a cagare! Presidente! Con la faccia di Mattarella, bellissimo, con quel sorriso, quel ghigno. Wow, chi ha inventato sto meme è stato un genio. Non so dove l'hanno preso sta clip, non so dove è uscita sta clip, ma è un fottuto genio colui che l'ha messo sulla rete, l'ha fatto diventare meme. Mattarella c'è gli sample per il suo prossimo beat. È diventato anche beatmaker nel frattempo. Ha creato qualche base, forse sarà il nuovo beatmaker, il nuovo producer della DPG, non sappiamo. Ovviamente tutto su Ableton, solo gli esperti sanno cosa sono questi programmi. Ok, hai scelto il tuo sample. Sì, lo vedo un po' perplesso il nostro Mattarella. Sarà difficile scegliere il kick giusto per la sua produzione. Vorrei vedere una produzione by Mattarella, sarebbe una perla unica, unica e rara, e chissà quanto valrà. Quando ti fai prendere troppo dal troll di Fedez. Due meme in un meme solo, esce una cosa epica secondo me. Ecco. No, che cacchio fa? Ma lo stampa, stampa la foto di Fedez, se lo mette come santino. Stupendo la faccia soddisfatta di Mattarella in questo frame, soddisfatissimo di aver stampato quella foto. Non ho parole, raga, io non ho parole, non ho parole. Solo a guardarlo mi metto a ridere. No, no, cosa sta facendo, signor Matta? Cosa sta facendo? Sta andando in un sito vietato. Ah, ma anche Matta allora si guarda quei filmetti. Presidente? Ah, Matta! Lo sappiamo che nel tempo libero tu vedi certi video, che è un bijou, vai su certi siti. Mamma mia, grande. Onore, presidente, onore a lei che a quell'età ancora gli piacciono quelle immagini, quei video. Però poi viene sgamato e fa finta di lavorare. Mi sembra più che giusto. No, vabbè. Io rimango senza parole a vedere le menti geniali delle persone che creano sti meme unici, unici. Oddio, Mattarella stampa Dario Greggio. Dario Greggio dopo anni è ancora meme vivente. Ma no, no, signor Dario, no. L'Italia muore! Il mondo muore! Dario, vabbè, mi fa morire. Le borse! Che cazzo? Umani crepano! I carabinieri muoiono! In tutto ciò Mattarella stampa Dario Greggio che bestemmia contro l'Italia. Madonna. Io boh,
Secondo me diventerà meme del mese, se non meme dell'anno questo. Giuro, giuro. Poi crossover su crossover, abbiamo detto tutto. Matterda.exe ha smesso di funzionare. Chissà perché. No, 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 Matta, Matta, non faccia questo errore, non lo faccia. Non lo faccia. L'avevo detto io di non farlo. Vabbè. Addio PC. È un remake di un meme vecchissimo che andava in giro sul web. Ma è sempre bello vederlo in stile 2021 con Mattarella. Fa un certo effetto. Registrazione in diretta di un attacco hacker a Mattarella. Come verrà hackerato il nostro presidente. Ma che cazzo? Che cazzo? Perché c'è una troll face? Apparirà pure la schermata You are an idiot. Non so chi si ricorda uno di quei malware per PC. Solo chi è esperto di ciò sa di cosa sto parlando. Andiamo avanti che è meglio, che qui stiamo uscendo delle perle videoludiche. Annuncio ufficiale dal Quirinale. Vediamo questo annuncio ufficiale o ufficioso. Ok. Sbaglio, quello è un World 2000. Sta aprendo World Art. Non ce la faccio più. Se lo dice lei, presidente, con questo effetto, con questo testo. Tecnologia all'avanguardia. Bene. Messaggio ufficiale, non ce la faccio più. Si è rotto pure lui Maroni di fare il presidente, in poche parole. Oppure sa che sta arrivando Capodanno e ritornerà quel momento di fare il suo discorso con i soliti fuori onda. Non so chi si ricorda, quasi un anno fa. Sta arrivando quel periodo. Ebbene, che dire signori, questi sono i meme dedicati al nostro presidente Mattarella. E chissà quale altre perle ci tirerà fuori. Ma sono sicuro che arriverà a breve, sapendo che sta arrivando il periodo natalizio Capodanno. Arriverà presto un altro nuovo meme da parte del nostro presidente. Beh, che dire, io direi di chiudere qua codesto video, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like, spaccate quel tasto, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social, vi tengo sott'occhio, se non lo fate maledetti vi vengo a cercare. E niente, detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Chissà se sarà un meme, chissà cosa sarà, lo scopriremo soltanto vivendo.